Ciao a tutte, benvenuti o bentornati per un nuovo video e un caro saluto da Monica. Innanzitutto spero che abbiate passato un bellissimo Natale e ho deciso di fare questo video perché in quello precedente, in uno di quelli precedenti, avevo mostrato un trucco un po' sofisticato, diciamo, per le feste. Adesso invece voglio mostrarvi come faccio io quando voglio un trucco e che mi regali un aspetto più giovane, quindi più luminoso. Ma che si realizzi in poco tempo, da realizzarsi in poco tempo, quando magari non ho tutto questo tempo, tutta questa voglia, perché a volte non si ha voglia di stare lì a realizzare un trucco particolarmente sofisticato, pensato e costruito. Anzi, spesso abbiamo più necessità di un trucco che ci faccia sentire a posto, che però si realizzi con poche cose, magari anche con prodotti low cost. Questi sono tutti prodotti low cost che vi mostrerò. E in poco tempo. Allora, io ho già fatto la mia skincare e l'ho fatta con i prodotti di The Ordinary, che ormai voi lo sapete che io li straconsiglio perché li amo, li adoro tantissimo. E quindi adesso non ve li spiego. Se volete vedere qualcosa su The Ordinary, ci sono ben due video miei dove spiego parecchie cosine, vi rimando a quelli. Quindi dicevo, ho già preparato la mia pelle con un'adeguata skincare, e adesso vado a mettere un prodotto che per me è uno dei top di quest'anno. Non so se farò il video dei prodotti top, non so se farò a tempo, e quindi intanto ve lo mostro ed è il primer di Kiko della linea Sicilian Note, che sicuramente mi avete visto se mi seguite in altri video. Mi sto trovando bene perché questo primer qui ha dei micro 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 glitterini, ma della serie proprio che non si vedono al suo interno, e quindi riflette la luce e ha un effetto camouflage, diciamo, per tutti quelli che sono i segni del tempo. E a me piace tantissimo per questo effetto, perché questo effetto lo noto, un effetto luminoso. I glitterini sono davvero piccoli, per accorgervene, se voi lo stendete sulla mano e guardate la mano, non vedete nulla. Puntate sulla mano dove l'avete steso la torcia del cellulare, vedrete questi micro micro glitterini impercettibili, e sono quelli che, grazie al loro potere riflettente, vanno a minimizzare tutti i difettucci. Allora, io ne metto una quantità così, non di più, e prima la vado a stendere nel contorno occhi e poi sul resto del viso. Nel contorno occhi ne metto un pochino di più perché è la zona dove io ho bisogno di minimizzare di più i difetti, le rughe, i segni del tempo. Comunque lo vado a stendere su tutto il viso, si assorbe velocissimamente, non lascia untuosità ed è molto confortevole addosso proprio per il fatto che si assorbe e poi non lo sentite più. Io guarderò mentre mi trucco nello specchietto perché altrimenti è un po' difficile guardare solo il telefono. E vi voglio dire anche un'altra cosa, nominerò i vari prodotti. Se non mi ricordo il nome, il numero di qualcuno, perché io da vicino ho bisogno degli occhiali, per non starli a toglierli, a metterli, vi lascio i link di tutti i prodotti che utilizzerò nell'info box, i link diretti ai siti dove li vendono, o comunque, insomma, dopo uno li compra dove vuole, ma giusto per vederli e per vederne la descrizione. Allora, dopo il primer di Kiko, vado a stendere un fondotinta, anche questo low low cost, che è questo qui di Essence, è l'Insta Perfect e io ce l'ho nella numerazione 40. Forse avete già visto qualche altro mio video dove dico che è un po' chiaro per me, però devo dire che per fare questo tipo di make-up, dove dopo andrò ad utilizzare anche un po' di terra, va benissimo. Quindi lo stenderò anziché con la spugnetta o con le dita, con questo pennello morbidissimo, che forse non è neanche nato per essere un pennello da fondotinta liquido, ma io mi ci trovo bene. Mi piace un sacco come viene steso il fondotinta, soprattutto questo qui. Quindi lo sbatto bene e ne metto questa quantità sul dorso della mano e poi lo vado, adesso prendo lo specchio, lo vado a picchiettare in varie zone del viso. Ovunque, contorno occhi compreso, poi prendo il pennello e lo vado a spalmare, spennellare bene il più possibile. Fate tante, tante passate.
perché più lo stendete, più l'effetto sarà naturale, perché questo qui è un fondotinta abbastanza sottile che permette anche di essere ben stratificato. Ma io non ho mai avuto bisogno di metterne più strati. Ho notato che se lo stendo bene ha una buonissima resa. Ecco qui, come potete vedere, già dà uniformità al viso, ma senza appesantire. È veramente un fondotinta molto molto valido secondo me, perché il suo costo credo che si aggiri sui 4 euro. Voi sapete che i prodotti di Essence sono low cost. Devo dire che ne ho provati vari di Essence. Ce n'era anche un altro con cui mi sono trovata bene, ma adesso non mi ricordo più il nome, ancora l'anno scorso. Questo qui non l'avevo mai provato, non avevo mai provato questa linea e devo essere sincera, io mi trovo molto bene. Adesso vado ad utilizzare due correttori. Allora, questo qui che è il correttore di Revolution Concealer and Define ed è il numero, ovviamente non me lo metterà mai a fuoco, ma comunque è il C7. Questo lo vado ad appoggiare nel contorno occhi dove ho bisogno di andare a mascherare un po' l'occhiaia. Ha questa colorazione, scusate, vediamo se riesco a farvela vedere. È leggermente, leggermente pescata, aranciata, quindi va benissimo per le mie occhiaie scure. Lo stendo, ne stendo poco, lo picchietto, mi avvicino, lo picchietto nella zona che voglio andare a correggere, senza metterne troppo, e lo lascio lì che si setti un attimino, non vado a stenderlo subito. Mentre lui si setta, vado invece a correggere altre discromie del viso con questo correttore di Astra Long Stay. Questo qui è il numero 04. Anche questo si presenta col pennellino, però questo qui è più chiaro. Vado a togliere l'eccesso di prodotto, è un po' più chiaro. E questo qui io lo utilizzo per andare un po' a camuffare quelli che sono le parti più scure, diciamo, per esempio, dove c'è qui un po' di piega della cute, qualche piccola imperfezione, qualche macchia. E lo vado semplicemente a picchiettare. Lo picchietto finché lo vedo sparire perché si fonde con il fondotinta. Ok, adesso vado a picchiettare e stendere il correttore che avevo depositato sotto gli occhi. Lo porto anche sopra la palpebra perché non metterò una base. Questo è un trucco veloce, quindi non andiamo a mettere 5.000 prodotti. Ecco fatto, questo è il risultato finale. Metto via che non si secchi. Passo adesso a quello che per me è sempre il tasto dolente, cioè le sopracciglia. Allora, voi vedete la situazione qual è? Io le sopracciglia non so per quale motivo le ho molto rade, soprattutto questa qui, poverina, è quasi inesistente. Eppure io non sono stata una di quelle ragazze che in gioventù si strappavano le sopracciglia come se non ci fosse un domani. Sì, qualcuna l'ho tolta, ho cercato di renderle più sottili, più ordinate, ma avevo delle amiche che proprio se le strappavano e poi non crescevano più. Quindi io non so il motivo, fatto sta che io sono senza. Per adesso non ho ancora avuto la possibilità di fare il microblading, anche se mi piacerebbe molto. E quindi vado di matita. Quindi il risultato sarà quello che sarà perché io non sono bravissima con le sopracciglia. Comunque, con un tocco molto leggero, utilizzo questa matita. Adesso non ricordo la colorazione perché secondo me temperando si è tolto il numero. Comunque è della Sienne, la marca di Lidl. Ha il suo pennellino per pettinarle. Vabbè, le pettiniamo. Pettiniamo le sopracciglia che non ci sono. E vado a definirle meglio che posso.
qua hanno anche un'attaccatura differente, quindi per me è difficilissimo farle simili. Diciamo che a volte mi riesce meglio, a volte peggio, però voi fate finta che siano a posto e andiamo avanti con il trucco. Ok, adesso vado con la cipria. Mi sto trovando, mi trovo da Dio da sempre, benissimo con questa. Adesso ho perso il coperchietto sopra, che è la All About Matte di Essence, che è una cipria completamente trasparente. Adesso qui la vedete bianca, però è trasparente nel senso che non va a sbiancare il viso. La prendo con questo pennellone, soffio via l'eccesso e vado a depositarla su tutto il viso. Passo velocemente il contorno occhi per evitare di appesantirlo, perché dopo altrimenti la cipria tende a depositarsi sulle rughette. Ok. Adesso passo invece un veloce contouring, niente di che, con questa terra abbronzante di Astra, se riesco ad aprirla, eccola qui, ve la mostro, e questa qui è la numero, mi pare, 03, sì, 03, di Astra, vero? Sì, di Astra, e vado con questo pennello, che non ho preparato, quindi scusatemi che vado a prenderlo. Eccomi tornata con questo pennello che è fatto così. Vado a fare un po' di contouring. Prelevo picchiettandola così la terra, soffio l'eccesso e mi posiziono qui dove c'è l'incavo sotto lo zigomo e faccio questi movimenti verso l'alto per andare a scurire appena appena il sottozigomo. Mi porto anche un po' più su e ripeto dall'altra parte. Scusate se ogni tanto compare lo specchietto, ma senza fare veramente, veramente fatica. Ecco, movimento verso l'alto perché se tirate giù tendete a appesantire il viso e quindi non ad enfatizzare gli zigomi come invece vogliamo fare. Altra cosa che metto qui, un po' di illuminante, mi sto trovando benissimissimo con questo qui di Astra, che è un illuminante in crema ed è veramente bello, mi piace, però ne va messo poco, questo è il numero 01, ne va messo veramente poco perché altrimenti, cioè se volete una cosa importante, come per esempio, non so, una festa di fine anno, ne mettete di più, però per farvi rendere conto della quantità. Questa quantità qui va bene per entrambi gli zigomi e vado a posizionarlo qui con dei lievi tocchi e poi lo stendo e lo tiro verso l'esterno del volto. Quindi l'effetto non sarà sfacciato, ma sarà un effetto molto sano. Passo ora al blush, utilizzo sempre un blush di Astra. Questo qua è il numero 01 ed è rosato. È un rosa, allora sembra più chiaro in videocamera, in realtà è un rosa abbastanza neutro come colore. Utilizzo questo pennello molto morbido, picchietto, soffio via l'eccesso e scusate il rumore, e lo posiziono qui quando sorrido diciamo nella parte proprio degli zigomi che si solleva sorridendo. E lo porto in fuori, ovviamente sto attenta a non andare a coprire l'illuminante, ma ci passo sotto perché altrimenti lo spengo completamente. Ha un effetto molto pelle sana, non è per niente esagerato, non macchia, è molto carino. Ok, passiamo adesso agli occhi. Allora, negli occhi, io gli occhi li voglio lasciare naturali, ma li voglio belli luminosi. E quindi utilizzo sempre questo blush che ho appena usato di Astra per andare a fare la sfumatura attorno qui nella piega. Quindi una cosa molto molto leggera, infatti utilizzerò questo pennello da sfumatura direttamente. Non vado a creare ombre, non vado a fare giochi di luce ed ombre, semplicemente do un po' di colore, tanto perché ci sia uno stacco qui nella piega. E qui nell'angolo esterno faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi vado a sfumare. Ecco, la cosa importante è sempre sempre sfumare, soprattutto noi che abbiamo la pelle matura. Quindi adesso sfumo, sfumo, sfumo il più possibile.
qui non so se si vede, non so cosa vedrete, spero che si veda bene. E nella palpebra mobile utilizzerò un kit che si chiama Rose Gold Glow, che è un illuminante di Revolution ed è questo, Rose Gold Glow, Rose Gold perché questo è rose, questo è gold, e utilizzerò la parte dorata con il dito, così andrò a picchiettarlo sulla palpebra mobile, partendo dall'interno dell'occhio e portandolo fuori e unendolo con la parte rosa del blush che abbiamo sfumato prima. Come vedete, è veramente un trucco semplicissimo, semplicissimo, però è di effetto. Ok, non so se riuscite a vedere, a me piace tantissimo perché è veramente semplice, veloce, ma ha un bel finish, secondo me. Vado adesso di matita e metterò la matita nella rima superiore interna dell'occhio perché va a crearmi una definizione. E non la metterò invece nella rima sotto perché voglio un effetto naturale. Quindi pian pianino vado a definire la rima interna superiore. È un'operazione che se non siete pratiche dovete fare pian pianino. Oppure potete anche aiutarvi, ma in questo caso non posso perché dovrei avere uno specchio, tirando in su la palpebra e pian pianino andando a disegnare l'interno. Io ho imparato a farlo con una mano sola. Ok, qui. E adesso è il momento del mascara. Sto utilizzando, mi sta piacendo tantissimo, il mascara che mi avete visto mostrare nel video haul dove sono andata da Sirene Blu che ha questo marchio Wet n Wild. Questo qui è un mascara che si chiama Max Volume Plus ed è waterproof e mi sta piacendo davvero tantissimo. Separa molto bene le ciglia, non fa grumi, ha un pennello bello grande e mi trovo bene. Quindi vado ad applicarlo su tutte le ciglia, su tutta la lunghezza, con un'attenzione per le punte dove vado a fare questo gioco qui, perché allora si separano bene anche le punte, non tendono ad attaccarsi una con l'altra. E questo è il risultato del trucco occhi. Ok. Ok, adesso è arrivato il momento delle labbra. Sulle labbra utilizzerò una vecchia matita di Neve Cosmetics che si chiama Magnolia Pink, che è questa qui, ormai è piccolina, ed è un nude molto molto bello che va a definire le labbra e a dargli un tocco di colore ma molto molto naturale. Quindi vado a disegnare il contorno. Sbordo appena un pochino solo sull'arco di Cupido per avere un effetto di labbra rimpolpate ma molto naturale, perché se io andassi a sbordare su tutte le labbra non viene un bel effetto, almeno a me non piace. Quindi se io sbordo lo faccio solo nell'arco di Cupido. La stendo anche su tutte le labbra. Una matita molto molto cremosa. E quindi la potete stendere poi col dito. E come tocco finale vado a mettere un po' di Coco Rich, che è il balsamo di Hello Body, il balsamo per labbra, che è molto molto lucido e va anche a nutrirle, quindi avete un doppio effetto. E così anche le mie labbra saranno belle luminose. Ecco qua. Il trucco è finito, un trucco veloce, però questo è l'effetto che a me piace tantissimo perché sinceramente dà un effetto ringiovanimento, un effetto molto luminoso,
molto naturale, non è un trucco, oddio, cioè si vede che si è truccati, non dico che non si veda, però non è una cosa pesante, non è una cosa troppo ricercata e adesso abbiamo anche chiacchierato, vi ho spiegato, quindi il tempo si è un po' dilatato, ma veramente questo tipo di make-up lo realizzate in 10 minuti. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di esservi stata utile, di avervi dato degli spunti. Vi ricordo che vi lascio nell'info box i link a tutti i prodotti che ho utilizzato e se il video vi è piaciuto vi chiedo un like per supportarmi, iscrivetevi al canale, facciamolo crescere questo canale e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!